Bentrovati, oggi vi faccio vedere un breve video sulla realizzazione di un cordoncino realizzato all'uncinetto, un cordoncino abbastanza grosso, il tutto dipende dai punti che andate a montare. Questo è lavorato con 5 punti, vedete, ha una forma pressoché tubolare. È abbastanza elastico e lo si può usare come cordoncino di rifinitura per qualsiasi sia la vostra lavorazione. Sul canale trovate già il cordoncino basico e vado a soddisfare la richiesta di un'amica. La realizzazione è molto semplice, vedete, ho caricato 5 punti tenendo in sospeso le asole sull'uncinetto, le vado a sfilare adesso lasciando soltanto la prima sull'uncinetto, tenendo ferme le altre asole per non fare in modo che si vadano a disfare, andiamo a lavorare le asoline singolarmente, estraendo il filo da ognuna di esse, vedete, in ordine di come le abbiamo sotto il dito che le ferma. 3 4 e 5. E questa è tutta la lavorazione che va fatta. E ripetiamo, tengo ferme le asole che vado a sfilare, lasciando soltanto la prima sull'uncinetto e ricomincio 1, 2, 3. Quattro. Ci vuole un pochino di pazienza perché vedete, le asoline tendono a restringersi e 5. Adesso vi faccio vedere l'avvio. L'avvio è molto semplice. Prendo un altro filo. E vado ad avviare 5 catenelle. Il mio, questo qua del campione, è stato fatto su 5 catenelle, quindi cappietto iniziale 1, 2, 3, 4 e 5. Rientro nella seconda catenella dall'uncinetto e vado ad estrarre le mie asoline, tenendole tutte in sospeso. 2, 3, 4, 5, beh, sono 6. In sospeso sull'uncinetto. E adesso partiamo con la lavorazione. Stringiamo tutte le asoline sotto il dito, le andiamo a sfilare lasciando solo la prima sull'uncinetto e andiamo a estrarre i nostri punti facendo in modo di non far restringere le asoline che abbiamo lasciato in sospeso. Ecco qui, entro in ciascuna delle asole sospese e vado ad estrarre un punto. Vedete? Ecco qui. E abbiamo lavorato il primo giro. E ricomincio. Cerco di allungare un poco le asole, le vado a sfilare. Delicatamente vado ad estrarre il filo e lo porto fuori da ogni singola asola e questa è tutta la lavorazione che andiamo a fare per la creazione di questo cordoncino tubolare. La doppiezza dipende dai punti che voi andate a caricare. Più sono i punti che caricate, più difficoltoso sarà la lavorazione, vedete? E ogni volta che andiamo ad estrarre le asoline, dobbiamo fare in modo di non far restringere i punti, altrimenti poi non avremo più facilità di entrata nelle singole asoline. Stringo bene
estraggo, vedete che a me si sono già strette e diventa più difficoltoso. E in ordine di come le abbiamo, entriamo in ogni singola asolina ed andiamo ad estrarre il filo. L'ultima, eccola qui, la perdiamo. Aspettate, altrimenti si sfila. Ecco qui. E questo è il nostro cordoncino. Naturalmente, non è chiuso. Che vedete è semiaperto dietro, però tende ad arrotolarsi. E continuiamo in questo modo fino alla lunghezza che a noi serve. Naturalmente troverete voi il sistema migliore per poterlo lavorare questo cordoncino. Vi faccio ancora qualche passaggio e poi vi faccio vedere come va chiuso. Una volta che avete raggiunto la lunghezza che a voi serve, lavorato l'ultimo passaggio, dicevo, lavorato l'ultimo passaggio. La chiusura è semplicissima. Ecco qui. Basta caricare il filo e passare in tutte le asole. Fate una catenella per fissarlo, eventualmente ne fate ancora un'altra e poi andate a tagliare il filo. Ecco qui. E questo è il nostro cordoncino. Ha la giusta elasticità che serve per la sua funzione. Poi basta girarlo un pochino su se stesso, vedete, e va a prendere la sua naturale forma tubolare. Ecco qui. Spero che anche questa volta il tutorial sia stato di vostro gradimento. Se non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video. A presto!